La finale dei Mondiali 2018 domina la scena degli ascolti del 15 luglio con quasi 12 milioni di telespettatori su Canale 5. I dati relativi agli ascolti televisivi di ieri, domenica 15 luglio, segnano la netta affermazione della finale dei Mondiali di calcio 2018 tra Francia e Croazia. La gara è stata vinta dai francesi che, nel pomeriggio, sotto la pioggia battente di Mosca, hanno alzato al cielo la Coppa del Mondo. Anche Mediaset ha fatto segnare un ottimo successo per quanto concerne gli ascolti, con uno share che ha raggiunto la soglia del 66% su Canale 5. Mondiale 2018, la finale segna il record di ascolti su Canale 5. Nel dettaglio, la finale dei Mondiali tra Francia e Croazia è stata seguita da una media di 11,7 milioni di spettatori su Canale 5, arrivando a toccare una percentuale del 66,60% di share. Un risultato a dir poco memorabile per questo match che ha chiuso la prima esperienza dei campionati del mondo su Mediaset in chiaro, caratterizzata da ottimi numeri. Nel corso di queste settimane, infatti, la media di ascolti delle partite dei Mondiali di Russia ha raggiunto picchi del 35-40% di share su Canale 5, arrivando a toccare anche i 10 milioni di telespettatori in prime time. Ottimi risultati d'ascolto anche per i match trasmessi su Italia 1, che hanno viaggiato sempre intorno ad una media compresa tra il 25% e il 35% di share. Tornando agli ascolti TV di ieri 15 luglio, va segnalato anche il boom della cerimonia di chiusura dei Mondiali di Russia 2018, seguita da una media di 3,6 milioni di persone su Canale 5, con uno share che ha raggiunto il 27%. A seguire, la prima parte della trasmissione Balalaika condotta da Nicola Savino, senza Ilary Blasi e Belén Rodríguez, che si è assestata su una media di quasi 5 milioni di spettatori. Nel corso della puntata sono state mostrate le immagini della premiazione della nazionale francese dopo il successo per 4-2 a danni della Croazia, con uno share che ha raggiunto il 34%. Male lo speciale Balalaika in prime time. Lo speciale in prima serata di Balalaika, invece, è stato un vero e proprio flop di ascolti, con una media di appena 1,8 milioni di spettatori ed uno share del 10,60%. A seguire, la replica di Francia-Croazia è stata seguita da 460.000 persone con il 5% di share. Sempre in prime time, ascolti discreti per la fiction I bastardi di Pizzo Falcone, trasmessa su Rai 1, seguita da una platea di 1,9 milioni di spettatori con il 12,20% di share. Su Rai 2, invece, il film Chiamatemi Elena è arrivato a 1,2 milioni di telespettatori, mentre su Italia 1 la pellicola The Boss ha fatto registrare una quota di 866.000 spettatori.